Il mio nome è Camillo, Camillo De Gennaro, ma tutti mi chiamano Terremoto. Yo, check this out! Allora, ti è piaciuto il video? Carino. Come carino? Poco, due, spacca. Spacca, spacca. Vorrei vedere che spacca. Sai che c'è? All'inizio non ero manco tanto convinto di questa collaborazione con Brutal. Poi lui manco è professionista. Però è un fratello. Al finale la musica ci divide, ma la vita ci unisce. Era un piacere che gli dovevo. Cioè, ma infatti c'è una sua presenza, un suo stile. È un tipo. È un panzer, Brutal. C'ha il veleno, proprio come me. Ma come va dal dottore? Ma che è, un psicologo? Porco due, Vittoria è un fratello. Calcola che mi tira fuori certe rime da paura, perché mi aiuta a tirar fuori la rabbia e a trasformarla in arte. Quello muore giro come mi pare. Questa sera capirei perché mi chiamano Terremoto. Akami, ma ti ricordi da quant'è che stiamo insieme? Certo che mo ricordo. Dalla quarta elementare. Appunto.
poi guarda, lascia stare questi discorsi che ho mal di testa. Un'altra volta? Sì, mi fa male la testa. Porco dissemela. Senti, non è il caso che ti fa vedere da qualcuno? Mm-mm. Oh, considera che so 14 giorni che c'hai mal di testa. No, so 13. Ah, è vero, so 13. Camillo, non è che puoi pensare sempre a quello. Possiamo passare una bella serata lo stesso. Mela, 6 mesi che passiamo belle serate. Ho lasciato le mutande da qualche parte. Ah, eccole. Oh, pure i pedalini. Ma vedi? Bella. Terremoto. Scusa, Porco due. Entra così, manco bussa. Ah, ho lasciato pure le sigarette. Ah, eccole. Vabbè, Gino. Ah, me l'ha. Almeno quando entri. Terremoto. Vabbè, va. La dico dopo. A me sto coinquilino tuo mi è sempre stato sul cazzo. Cioè, proprio un coglione. Arriva. Te lascia i pedalini per terra, manco bussa. Cioè, che vuol dire? Guarda, se non ti conoscessi così bene, potrei pure pensare. Che cosa? Vabbè, me l'ha arrabbiata. Dio, Camillo, non ti sopporto. Ma scherzare. Stavo a scherzare, me l'ha. Mamma mia, oh. Solo che pensi queste cose. Vabbè, ma che ho detto? Ma che ho detto, me l'ha. Ma che te sei incavolata? Vai via, mi aumenta il mal di testa. Porca miseria, ma faccio sapere qualcosa. Ma scusa, uno non può manco dire una cosa. Ma oddio, non ho capito. Oddio, senti, vai via. Camillo, voglio riposare. Mela, ti prego, fammi Camillo, parlare. Camillo, vai. Ma io non me ne voglio andare, Mela. Vai via, Camillo. Brutal. Bella. Come va? Bene. Dove vai? Sono andato a beccare un po' d'amici. Ah, capito. Vai di fretta? Dipende. Senti, il video è venuto da paura. Proprio bello, veramente, sono proprio contento. Poi tu sei uscito proprio cattivo, ignorantissimo. Mi piace, è figo, proprio figo. Ah, bello, senti, guarda. Se mi puoi pagare tra l'altro. Sì, io te l'ho detto, appena mi matrava in banca io te li do sti soldi. No, perché se gira la voce che non mi pagano poi. No, certo, ma guarda che io ti pago subito. Massimo la settimana prossima, devi star tranquillo. Vabbè. Devi star tra. Tu invece? Che stai a fare qua? Sono stato da Melania. Da chi? Melania, ragazzi. Ho capito. Stavo a parlare. A un certo punto si è incazzata, ma cominciò a dire: vaffanculo, vattene a casa mia. Io non so chi ha preso, insomma, abbiamo litigato. Io manco ho capito se ci siamo lasciati. Ma perché? E te chiamo da remoto. Proprio per cuore mette in moto. Ma di che è brutal. A sta storia del duo non c'è più nessuno. Io non ce la faccio. Io sto male, io non ho capito dove fare. Ah, Camillo.
Le femmine sono come la chitarra. Se non la suoni ci perdi la mano. Eh? E che vuol dire? È come il death metal. Mica poi sei una chitarretta classica, no? Comunque io me ne devo andare. Lo sai quello che gli piace, no? Lo sai quello che devi fare. Insomma, già strada tu. Le femmine sono come il basso. Gli devi dare slapping. Ho capito allora. Ciao. Niente riff violenti e doppia cassa. Solo pura melodia. È vero? Basta con sta brutalità. Bella, allora senti mo che faccio. Vado a casa e gli scrivo una poesia. Gli scrivo: grazie brutal, sei un amico. Anzi, ma che dico un amico? Sei un fratello. Bella zi, se beccamo. Da paura. Melania, dimentica ciò che sono stato. Quel che resta della mia corazza d'acciaio è ormai cenere e purificatrice. Grafferò la mia anima con ogni frammento dei tuoi sogni infranti, affinché le cicatrici possano ricordarmi che non c'è ragione d'essere brutale con la persona che amo. È splendida. Grazie, mio poeta.